Benvenuti in questa nuova puntata di Dipen, come fare un podcast. Io sono Zappo e oggi andremo a parlare di un tema molto succulento, ovvero quanto si guadagna con un podcast. Vi preannuncio che non so darvi una cifra indicativa. Posso dirvi però che ci sono vari metodi per monetizzare un podcast, ma che nessuno di essi, perlomeno in Italia, vi farà diventare ricco. Sicuramente i guadagni non arriveranno nei primi periodi, quindi sicuramente non nel primo anno e credo anche nel secondo, ma dipende ovviamente dal tipo di podcast che avete. Infatti, se avete un podcast che per esempio vi serve per fare marketing per un'azienda o comunque per un altro prodotto, questo podcast potrebbe portarvi un aumento degli acquisti di quel prodotto o di quel servizio e quindi darvi una monetizzazione indiretta che può arrivare anche fin da subito. Quindi possiamo utilizzare anche il podcast per fare pubblicità a questo prodotto e in questo caso avremo una fonte di guadagno indiretta, oppure utilizzarlo per vendere per esempio dei corsi. Anche qui avremo un guadagno indiretto dal podcast. Il podcast può essere per esempio anche lo sponsor di alcune aziende e anche qui può magari non dare una remunerazione in maniera diretta, diciamo quantificabile in moneta sonante, ma per esempio può aumentare la visibilità di un certo brand o comunque rafforzare l'immagine di un'azienda. Un'altra maniera per guadagnare attraverso un podcast in modo indiretto può essere per esempio quello della vendita di libri. Molti scrittori utilizzano il podcast come sempre mezzo di marketing per riuscire appunto a vendere i propri libri e quindi avere una monetizzazione indiretta. I metodi invece di monetizzazione diretta del podcast sono quelli diciamo più tradizionali che già immagino conoscerete, che sono la pubblicità all'interno delle nostre puntate che Spreaker ci permette di attivare una volta che ci siamo iscritti con il piano On Air Talent o comunque acquistando un piano a pagamento, e a questo punto potremmo inserire delle pubblicità prima, dopo o durante la puntata e quindi riceveremo un pagamento in base al numero di volte che questi spot pubblicitari sono stati effettivamente ascoltati dagli utenti, e quindi il guadagno dipenderà dal numero di ascolti del singolo spot pubblicitario e quindi di conseguenza dal numero di ascolti e download che il nostro podcast riesce a raggiungere giorno dopo giorno. Il guadagno derivante da questo tipo di monetizzazione è molto basso, nel senso che è lo stesso che possiamo per esempio trovare su YouTube piuttosto che su Google AdSense, quindi è molto basso quando abbiamo pochi ascolti e può diventare importante con decine o centinaia di migliaia di ascolti. Altre due fonti importanti di guadagno dei podcaster a tempo pieno sono il Patreon e le donazioni. Sostanzialmente possiamo racchiudere il Patreon e le donazioni nella stessa categoria. Il Patreon, per chi non sapesse cos'è, è una piattaforma che ci permette di inserire per esempio delle puntate extra o del materiale extra al nostro podcast e sostanzialmente di metterlo a pagamento. Questo è una forma di guadagno che negli Stati Uniti funziona molto, in Italia molto meno, ma che comunque per podcaster molto seguiti e con un gran numero di ascoltatori può riuscire a raggiungere anche dei livelli di guadagno molto alti. Questo però non vuol dire che voi una volta aperto il vostro podcast dovrete immediatamente aprire il vostro Patreon. Infatti il Patreon è basato su una forma di rispetto reciproco tra il podcaster e l'ascoltatore e soprattutto implica un livello di professionalità da parte del podcaster che, se state seguendo questa guida, ancora non avete. È importante però che voi siate a conoscenza di questa fonte di guadagno possibile e che se riuscirete ad essere costanti e ad attrarre un numero sufficiente di persone potreste anche utilizzare. Spesso alcuni podcaster permettono anche quindi agli ascoltatori di fare una piccola donazione, il classico offrimi un caffè. Ebbene, questo tipo di donazione è molto accettato da parte degli ascoltatori perché non è un obbligo e quindi semplicemente se una persona è particolarmente appassionata al vostro podcast e sostanzialmente voi di contro state regalando o comunque impegnando il vostro tempo per produrre delle puntate che poi distribuite in forma gratuita, ebbene queste puntate, se sono sufficientemente buone e se siete riusciti a trovare il modo di fidelizzare il vostro ascoltatore, il vostro ascoltatore sarà ben contento di offrirvi un caffè piuttosto che una bella cena. La donazione è uno strumento molto importante per il podcaster. Infatti avere delle persone che magari donano anche solo un euro per
l'ascolto, appunto, delle proprie puntate è un'informazione fondamentale e vale molto più di quell'euro o di quel caffè che il vostro ascoltatore vi ha offerto. Questo perché quella persona si è presa la briga di mettere dei soldi, anche se pochi, e di compiere un'azione, quindi di eseguire sostanzialmente una risposta alla vostra call to action, perché è veramente appassionato del vostro podcast. E quindi il mio suggerimento è quello di inserire all'interno della vostra descrizione o del vostro sito un link per riuscire a fare una donazione al proprio podcast, non per guadagnare dei soldi, che comunque vi assicuro non riusciranno a ripagare il costo dell'attrezzatura che comprerete quando sarete al momento di poter chiedere una donazione, ma per sapere quanti ascoltatori sono veramente appassionati al vostro podcast e vi seguono in maniera leale. Se però nel tuo caso, grazie a questa guida e in questo momento, ti ritrovi ad avere i numeri degli analytics di Joe Rogan, io ti consiglio vivamente di aprire il tuo Patreon e magari di mandarci un ringraziamento. Quindi ti ricordo che puoi trovarmi su Instagram, su Twitter e sul nostro canale Telegram. Per qualsiasi domanda non esitare a scrivermi e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!